Quella sera un gruppo di giovani era fuori a festeggiare un compleanno. Erano ubriachi, si sentivano invincibili e capaci di fare tutto. A un certo punto, Nicholas iniziò a vantarsi che la prima donna ad entrare nel bar si sarebbe lanciata contro di lui. Robert rise del suo amico eccessivamente fiducioso e lui, per tutta risposta, gli offrì una scommessa. Chi avrebbe perso avrebbe dovuto sedurre una senza tetto e documentare tutto con una foto. Robert non ci pensò molto prima di accettare. Era sicuro che non sarebbe stato difficile per lui vincere la scommessa. Tuttavia, la prima donna che è entrata nel bar si è davvero lanciata al collo di Nicholas perché l'astuta amica aveva pensato a tutto in anticipo. Ma una scommessa è una scommessa ed era troppo tardi per Robert discutere o provare a dimostrare qualcosa. Il giorno dopo, il gruppo di amici ha aiutato Robert a prepararsi per il suo appuntamento con la senza tetto. Lo hanno vestito con abiti sporchi e scarpe bucate e gli hanno dato un aspetto sciatto con la speranza che qualche senza tetto lo vedesse come uno di loro e cedesse infine al suo fascino. E così Robert partì per la sua avventura. Non fu esattamente un'esperienza piacevole, ma il ragazzo la prese come una sfida, una bravata che avrebbe ricordato ridendo quando sarebbe stato adulto. In fondo, essere giovane spesso implica fare cose stupide, giusto? Era l'inizio della primavera e fuori faceva ancora piuttosto freddo. I senzatetto della zona stavano tutti nei pressi di un motel sulla strada. C'era un intero insediamento, un mondo lontano che Robert non aveva mai conosciuto. C'erano persone di età diverse che vivevano la loro vita per strada. Alcuni di loro erano allegri, altri no. Alcuni dormivano su un mucchio di vestiti, altri bevevano. Era tutto molto sporco, l'odore era forte e pungente e Robert era nauseato. I suoi amici lo guardavano dalla sicurezza della loro auto, a pochi metri di distanza, e ridacchiavano. C'erano più uomini che donne, ma alla fine l'attenzione di Robert venne catturata da una donna seduta in disparte. E così Robert ci ha provato. Lei non sembrava particolarmente amichevole, ma quando il ragazzo le raccontò una storia su come viveva da poco per strada perché i suoi genitori l'avevano cacciato di casa, lei sembrò cedere e aprirsi un po'. Non parlava bene la sua lingua, ma provò a rassicurare Robert che le cose sarebbero andate bene. Poi gli chiese quando era stata l'ultima volta che aveva mangiato, perché aveva un panino nascosto che avrebbe condiviso volentieri. E Robert la tranquillizzò. Le disse che aveva qualche soldo da parte e che aveva già mangiato. Più la donna parlava, più Robert si convinceva che era straniera. Doveva essere venuta nel paese in cerca di fortuna, poi qualcosa era andato storto. Non le chiese la sua storia. I due trovarono altri argomenti di conversazione. Per esempio, la donna disse che se non pioveva, allora era sicuro vivere vicino al riscaldamento principale, vicino al motel. Lì faceva caldo e nessuno li cacciava. «Che ne dici di una doccia?» chiese ad un certo punto Robert. «Sono nuovo a questa vita, ma mi sembra di non fare una doccia da anni». La donna sorrise tristemente. Lei per prima sa bene che se sopravvivere ad altre difficoltà è almeno in qualche modo gestibile, l'incapacità di lavarsi o di farsi una doccia è davvero dura. Aveva così tanta sporcizia sul viso che non si riuscivano nemmeno a distinguere i suoi tratti o a dire che età avesse. «Di solito noi ci laviamo nei bagni pubblici», spiegò. «In stazione o negli autogrill. Nei fast food spesso non ti fanno entrare. Devi riuscire a mischiarti con gli altri clienti e poi chiuderti in bagno, ma non è facile». Robert era completamente calato nel suo personaggio e la senza tetto provava pietà per lui ed era pronta ad aiutarlo in ogni modo possibile. Ma fu Robert a prendere l'iniziativa. «Ho ancora qualche soldo da parte», disse. «Che ne dici se prendiamo una stanza in questo motel e facciamo la doccia qui?» La donna rimase per un attimo perplessa, ma il ragazzo si spiegò subito. Non aveva niente di inappropriato in mente, voleva solo permettere a entrambi di lavarsi e rilassarsi qualche minuto. In effetti, davvero non aveva intenzione di andare fino in fondo con la scommessa. Gli sarebbe bastata una foto, poi avrebbe potuto raccontare ai suoi amici qualsiasi cosa, vera o falsa che fosse. Si raccontò persino che forse in un certo senso avrebbe potuto essere d'aiuto a questa senza tetto che si stava fidando di lui. In fondo,
le stava offrendo una doccia calda e una dormita su un comodo materasso. Quando i due arrivarono al motel, gli amici di Robert erano lì ad attenderli, sempre nella loro macchina, intenti a ridacchiare maliziosamente e a filmare la scena con i loro cellulari. Il ragazzo fece finta di niente, ma fu sorpreso quando pochi minuti dopo, nella stanza del motel, scoprì che quella che aveva scambiato per un'anziana senza tetto era in realtà una donna abbastanza giovane che nascondeva folti capelli neri sotto una vecchia parrucca grigia. «Posso andare io per prima?» chiese lei, indicando il bagno. Robert si limitò ad annuire in silenzio, ancora confuso. Mentre sentiva l'acqua scorrere dalla doccia, il ragazzo si tolse i vestiti lerci e si affacciò alla finestra. I suoi amici erano proprio lì sotto. Lui gli fece un cenno con la mano e poi chiuse. Pochi minuti dopo, la senza tetto uscì dalla doccia avvolta in un accappatoio bianco e Robert sgranò gli occhi. Si era trasformata in una ragazza bellissima. «Wow!» commentò il ragazzo. Lei sorrise e abbassò lo sguardo imbarazzata. Poi Robert all'improvviso si ricordò che non sapeva nemmeno il nome della donna bellissima che era lì con lui. Così si scusò e glielo chiese. «Mi chiamo Lauren», rispose lei. I due passarono diversi minuti a fissarsi imbarazzati. Per Robert era stato un vero e proprio colpo di fulmine. All'improvviso si era dimenticato della scommessa e della sua finta urgenza di una doccia. Era completamente catturato da Lauren. Robert si lavò rapidamente e iniziò a chiedere alla donna della sua vita. Lauren era ormai a suo agio ed era pronta a parlare del suo difficile destino. Gli raccontò che aveva trovato lavoro come bambinaia tramite un'agenzia di reclutamento. La donna sapeva un po' d'inglese e adorava i bambini, così l'agenzia le aveva promesso un buon stipendio. Al suo arrivo lì, tuttavia, le avevano portato via i documenti e l'avevano mandata a lavorare in un bordello. La povera ragazza era scappata appena ne aveva avuto la possibilità, ma non aveva documenti, non conosceva la città o chiunque vivesse lì e aveva paura di andare alla polizia. Così era finita per strada. Aveva trovato dei vecchi vestiti e una parrucca nella spazzatura ed era diventata una senza tetto. Quando Lauren finì la sua storia e ringraziò Robert per la doccia e per averla fatta sfogare, il ragazzo aveva ormai preso la sua decisione. Ma al diavolo la scommessa, non avrebbe nemmeno scattato una foto. Non aveva intenzione di ferire quella ragazza già così provata dalla vita, anzi, l'avrebbe aiutata a qualunque costo. La mattina seguente, Robert ha lasciato il motel a passo deciso mentre la ragazza ancora dormiva. Ha comprato alcune cose per Lauren e gliele ha fatte recapitare. Poi ha chiesto aiuto a suo padre, un avvocato. Una volta deciso il piano, dovette tornare da Lauren e confessarle tutto, dalla scommessa al piano che lui e suo padre avevano ideato per procurarle i documenti nuovi e mandare dietro le sbarre i gestori dell'agenzia fraudolenta che le aveva rovinato la vita con false promesse. La donna non riusciva a credere alle sue orecchie, ma alla fine non poté non perdonare Robert che stava muovendo mari e monti per lei. Ci vollero diversi mesi per mettere insieme tutto e durante questo tempo Lauren visse nella casa di campagna dei genitori di Robert. Aiutò la madre del ragazzo con le faccende di casa e si occupò del figlio più piccolo. Robert ovviamente non completò mai la sfida, ma essere un uomo onorevole si è rivelato essere più importante per lui. Quando tutto fu pronto e Lauren ebbe di nuovo i suoi documenti, Robert e suo padre le avevano organizzato un rientro dalla sua famiglia. Il giorno del volo, con il suo nuovo passaporto e il biglietto aereo in mano, Lauren provò a salutare Robert con il cuore a pezzi. Lo guardò negli occhi, lo ringraziò ancora e si preparò a dirgli addio. Ma poi capì. Non voleva partire, non aveva bisogno di tornare per essere felice. Aveva trovato la sua felicità proprio lì, insieme a Robert, il ragazzo che l'aveva tolta dalla strada e gli aveva salvato la vita. Questo è tutto per oggi, ragazzi. Se questa storia vi è piaciuta, cliccate il video sullo schermo per altre storie simili.